Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono sempre Giulia, oggi sono qui per il book haul del mese di ottobre. Agendina mia alla mano. Allora, sono assente dal canale da circa una settimana. In compenso sono stata molto attiva su Instagram e nei social, quindi se non mi seguite fatelo, trovate tutto giù nell'info box. So che devo ancora fare la recensione di Mitologia degli Alberi, arriverà presto, non preoccupatevi, abbiate fede. Allora, oggi con il mio reading journal alla mano vi porto tutti quelli che sono stati i miei acquisti di ottobre, che sono stati un sacco, perché comunque a settembre avevo comprato molto 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 poco, mi ero tenuta molto, e ad ottobre sono successe varie cose, mi sono diciamo voluta premiare, quindi ho deciso di regalarmi un po' di cosine. Voi non vi vedete adesso, ma io in realtà, vedete, sono qui, eccomi qua, fantastico, è andata via la luce, fantastico, che bellezza, ok, luce è tornata, vabbè, non dico niente. Allora, ma perché a me? La voce comunque mi era tornata dopo un mese e mezzo di afonia. In realtà oggi sono andata via con la mia migliore amica e abbiamo urlato a squarciagola mentre eravamo in macchina cantando le canzoni Disney, ma non importa. Comunque, vi dicevo, book haul, partiamo subito dagli ebook. Il primo ebook che ho recuperato in realtà è stato un regalo, perché essendo io abbonata, chiamiamola così, alla newsletter delle offerte lampo di Amazon, ogni tanto viene fuori che ti regalano un ebook tra tre a tua scelta. E il primo ebook e l'ebook che ho scelto questa volta è stato Te lo dico sottovoce di, non mi ricordo chi, ve lo metto qua. C'erano tre ebook tra cui scegliere, uno che era un thriller, partendo dal presupposto che io i thriller non li leggo, quindi quello l'ho scartato. L'altro era uno dei volumi dei medici di Matteo Strukul, ma io ce li ho già tutti e quindi non l'ho scaricato, rimaneva a questo qua, e quindi so che ne avevo sentito parlare in maniera carina, dovrebbe essere tipo una specie di romance, vabbè, quindi visto che era gratis me la sono accaparrata. Il secondo ebook che ho preso invece, questa è stata un'offertona che ho trovato, non mi ricordo se è 99 o 1,99 euro, ed è Storie delle terre e dei luoghi leggendari di Umberto Eco. So che è un libro da collezione ed è un libro bellissimo da avere, cartaceo, però in internet ho sentito tantissimi pareri discordanti, chi l'ha ritenuta un'opera fantastica e meritevole di essere acquistata a cartaceo e chi invece diceva che per i soldi che costava non li valeva, che poteva essere un po' ampliata eccetera. Quindi siccome volevo farmi un'idea mia prima di comprarlo cartaceo, quale occasione migliore se non quella di averlo in ebook? Quindi adesso ce l'ho in ebook, se mi piacerà deciderò se acquistarlo o meno in cartaceo. Poi un altro libro che ho preso in ebook sempre con un'offerta lampo è stato Wintersong, che è una delle nuove uscite della Newton Compton. La Newton Compton a ottobre a più riprese ha messo tutta una serie di libri a 99 centesimi tipo per uno o due giorni, adesso non mi ricordo, e questo era uno di quelli che mi interessava e quindi l'ho inserito. Passiamo ora ai libri cartacei. Il primo libro che io ho acquistato in realtà è stata una graphic novel che ho acquistato perché sarà la graphic novel che leggerò per il mese di novembre per la BookTube Italia Legge Indipendente. Poiché la casa estratta per il mese di novembre è la Coconino Press, ho deciso di prendere LMVDM, ossia La mia vita disegnata male di Gipi. Perché? Allora, devo dire che di tutto il catalogo Coconino Press questa forse è quella che mi incuriosiva di più, e ho deciso di leggere questa perché quando sono andata all'incontro con Zero Calcare, dove lui presentava Cobane Calling, gli è stata fatta una domanda dicendo: ma anche tu avrai i tuoi artisti, comunque tu che leggi anche tu tanti fumetti, graphic novel, hai dei titoli da consigliarci? Quando lui li consigliava io ho preso nota di tutto e tra quelli c'era proprio questo qua di GP, quindi quale occasione migliore se non novembre per approcciarsi a questa. Da allora mi era rimasta sempre il pallino, quindi adesso finalmente la leggerò.
Dopodiché avevo preso in preordine su Amazon perché c'era l'offerta della Newton Compton a 25% di sconto. Ho deciso di leggere anch'io Magic di V.A. Schwab, Victoria Schwab, perché questo è un libro che in realtà ne avevo sentito parlare tantissimo qui su BookTube, da vari booktuber italiani, inglesi, americani, tutti quanti, e mi incuriosiva tantissimo. Sarebbe la traduzione italiana di A Darker Shade of Magic. Non volevo prenderlo in inglese perché so che per quanto mi sarebbe incuriosito sarebbe rimasto lì nel dimenticatoio come Snow Like Ashes e Shadow and Bone, che cacchio è, The Darkness Mind. E allora ho detto, lo aspetto, quando ho saputo che sarebbe uscito in italiano ho detto vabbè, aspettiamo che sia in italiano, attualmente è in lettura. Ho deciso di prenderlo perché in realtà quando mi parlate di magia in qualsiasi termine e quando mi parlate di un universo dove esistono più Londre, io impazzisco. Londra è una delle città più belle che io abbia mai visitato e a cui ho lasciato un pezzo di cuore. La magia, voi sapete che io adoro questo tema, quindi non poteva che non essere mio. Peraltro questo alla fine ho deciso di mantenerlo in preordine su Amazon perché quando mi sono trovata a Ferrara con l'Anna di Anne in the Bed e la Valle di Spiccicallen non l'abbiamo trovato, quindi vabbè. Poi, sempre i primi di ottobre, un altro libro che è entrato nella mia libreria in realtà è un libro da puro collezionismo, perché i primi di ottobre Mel del canale Melania Costantino è venuta a Venezia per la Biennale, quindi ho detto dai, cerchiamo di incrociarci almeno per un'oretta, mezz'ora, cerchiamo di trovarci perché avevo troppo voglia di vederla. E lei da Napoli mi ha portato O Principe Piccirillo, ossia Il Piccolo Principe in napoletano. Sapendo che io adoro quest'opera, ce l'ho in italiano, ce l'ho in inglese, ce l'ho in dialetto veneto, e lei ha detto, vedendo che facevi la collezione del Piccolo Principe in tante lingue, ha detto, ho pensato a te di portartelo su, è stato un regalo graditissimo, quindi grazie, grazie, grazie ancora mille Mel. Mel è una persona stupenda, conosciuta dal vivo ancora più che da dietro lo schermo, e quindi le mando un grossissimo bacione e la ringrazio tantissimo ancora, anche perché insieme a questo mi ha portato anche il torrone, dicendomi che a Napoli, in occasione della festività di tutti i santi, tutti i morti, così dei primi di novembre, ci sono un sacco di bancarelle che vendono pezzi di torrone morbido e io adoro il torrone. Lei me l'ha preso all'amaretto e ai frutti di bosco, che io amo alla follia, non so come facesse a sapere che adoro quei gusti, quindi grazie ancora a Mel, sono durati pochissimo, però grazie, grazie tantissimo. Poi, nel mese di ottobre mi sono finalmente rivista con, come vi dicevo prima, con Anna del canale Anne in the Bed, Vale del canale Spiccicallen, Valentina Gambarini. Cioè, ci vediamo poco, però quando prendiamo l'occasione, quando scende giù Anna, ormai abbiamo preso questo appuntamento, quando Anna torna in Italia, di trovarci noi tre per passare un po' di tempo insieme. E ogni volta che sono con loro mi diverto tantissimo perché non ho amici a cui piace leggere tanto quanto me qui dalle mie parti, e anche se fanno il sacrificio di accompagnarmi in libreria, non è mai andare come andare con qualcuno che ama i libri quanto me. Cioè il poter dire ok, oggi facciamo 5 librerie e non ce ne frega un cacchio di vestiti, di altro, ma entriamo le librerie, quindi entrare in librerie e non avere poter guardare con calma tutti i libri, leggerti la trama, scambiarsi opinioni, consigli e non avere nessuno che ti sbuffa o che ti mette fretta, è stato bellissimo. Quindi io saluto ancora le mie usignole e grazie. Grazie mille per esserci viste anche questa volta, perché è sempre un grandissimo piacere. Cosa mi sono portata a casa? In realtà tutti i miei acquisti li ho fatti dal libraccio, perché volevo approfittarne, siccome il libraccio che c'è qui dalle mie parti non è per niente, cioè è un IBS libraccio 2 in 1 e non è per niente rifornito, anzi gli usati fanno pena e misericordia perché sono sempre brutti, messi male e hanno pochissima scelta. Quello di Ferrari invece è stupendo. Il primo libro che abbiamo preso, questo è stato un libro preso in comune, perché ormai abbiamo preso questa usanza che quando ci troviamo come ricordo del giorno ci prendiamo una cavolatina. Questa volta come ricordo della giornata ci siamo prese Mamma Tandori di Ernest van der Kwast, un libro edito dalla ISBN editore al prezzo di 5 euro, un libro che è ambientato tra l'Olanda e l'India
da Olanda e India, è praticamente una famiglia indiana che si trova a migrare negli anni 70 in Olanda e quindi raccontano un po' come è stato il loro ambientarsi in Olanda, da quello che ho capito. Dalla trama sembrava una cosa, adesso non me la leggo perché non ci vedo ed è scritto piccolissimo, comunque dalla trama sembrava molto molto carino e per 5 euro abbiamo deciso di portarcelo a casa, anche perché le edizioni della ISBN sono comunque bellissime e piccoline. Poi, il secondo libro che abbiamo acquistato, io da brava folpa che sono, ho tolto tutti i prezzi, quindi non mi ricordo. Comunque, costava circa sui 3 euro. Allora, chi mi segue sul canale da un po' e in ogni caso chi sa che amo i libri, sa anche quanto io adori Stefano Benni. Non tutte le sue opere, ma la maggior parte delle opere di Stefano Benni a me piace, è piaciuta e piace tantissimo. E di sopra, nell'angolo delle occasioni, praticamente ho trovato a 3,75 euro Terra di Stefano Benni. Ho letto, non avevo la più pallida idea di cosa parlasse, ma leggendo la trama sembrava molto molto carino. È una sorta di distopico molto molto fantasioso, insomma, nel solito stile di Benni. Qui c'è un'ombra, ma fate finta che non ci sia, vi prego. Non ci ho voglia di cambiare tutto. E nello stile di Benni, quindi voglio riporre per l'ennesima volta la mia fiducia in Benny e so che non mi tradirà. Poi ho preso. Questo l'avevo trovato in offerta a metà prezzo, quindi sui 6-7 euro. Come fiori nella polvere di Khalil Gibran. È un'edizione stupenda della PM con le alette flessibili e la sovracoperta. Anche sotto è bellissima, c'ha la pagina tutta dorata. Ma la sovracopertina è ancora più bella. Mi aveva incuriosito tantissimo la coperta. Quando ho letto la trama mi ha intrippato un sacco. Dovrebbe essere una cosa in stile tipo alla Milk and Honey, quindi una raccolta di brevi racconti, sono proprio racconti di due o tre facciate, poesie, eccetera, sulla femminilità. Il prossimo acquisto che ho fatto è stato anche questo, in super offerta, e voglio assolutamente i seguiti perché l'ho già letto e mi è piaciuto tantissimo e mi sono rivista tantissimo la protagonista. Ed è Joséphine di Penelope Bagieu, non so come cavolo si pronunci. Ed è praticamente una raccolta di strisce che fa morire da ridere. Vi leggo un attimo la trama. Joséphine, single trentenne parigina, affianchi larghi, lavoro creativo in un ambiente competitivo. Joséphine è alle prese con i problemi quotidiani che tutte le city girls si trovano presto o tardi ad affrontare. La ricerca di un fidanzato, il cambio di look, la decisione radicale e rinnovata di iscriversi in palestra, la fine dell'ennesima storia senza futuro, la finta indipendenza emotiva, il desiderio di affermazione professionale, le crisi familiari. È stato da scompisciarsi, cioè io ogni pagina che leggevo mi veniva un sacco da ridere, fantastico. Ve lo straconsiglio a tutti e penso che a novembre recupererò assolutamente i seguiti perché di sì. Infine, ultimo acquisto al libraccio di quel giorno è stato un acquisto che ho preso insieme alla Spicci ed è Occidente Segreto, Introduzione alle Dottrine Esoteriche di J. Kinney lui. Ma perché c'è sta ombra? Vabbè, fate finta che non ci sia. Praticamente, allora, per chi praticamente, allora, per chi mi conosce anche qui un pochino, sa quanto io ami leggere, informarmi di tutto ciò che riguarda l'esoterismo, che sia dal punto di vista della saggistica, che sia romanzato, che sia storico, che sia proprio di studio. Io mi ricordo che avevo fatto un esame all'università di storia del diritto medievale moderno ed è stato. Era tutto incentrato sull'Inquisizione, il periodo della caccia alle streghe, eccetera, ed è stato uno degli esami che ho preparato con più ardore, con più veramente passione, mi è piaciuto tantissimo. Quindi è sempre stato un argomento di cui ho letto fin da piccola, non mi ha mai spaventato e quindi quando ho trovato questo qua, dovrebbe essere un saggio della Fazio Editore, che parla di tutte quelle dottrine esoteriche. Punto. Dall'astrologia alla Wicca, ai Cavalieri Templari, alla massoneria, tutto quanto. Quindi anche questo volevo che fosse la mia lettura di Halloween, però vabbè, non importa, lo leggerò a novembre perché mi ispira tantissimo.
Infine, ultimo acquisto che ho fatto nel mese di ottobre è stato quello che sarà la mia lettura per la BookTube Italia indipendente di dicembre, in quanto per dicembre è stata estratta la Atmosphere Libri, va bene, e io per quella casa editrice indipendente ho deciso di leggere Maresi, Cronache dal Monastero Rosso di Maria... Maledizione, Turchaninov, lei, questo qua, è un libro che, siccome non sapevo cosa prendere di questo, mi sono fatta consigliare dalla Spicci, la Spicci mi ha detto, guarda, io l'ho letto, è un libro fantastico, giugiola, ti piacerà tantissimo, quindi recuperalo. Fatalità, il giorno che stavo andando a Ferrara per trovarmi con la Valle e la Spicci, Gabri, del canale Fangirl in Love with Books, aveva messo una serie di libri in vendita su Instagram, tra cui c'era anche questi, quindi gli ho scritto subito, gli ho detto, Gabri, io te lo comprerei se me lo mandi, e quindi basta, l'ho acquistato da lei, usato, fra l'altro, Gabri, un encomio, cioè te l'ho già scritto nelle storie di Instagram, però te lo mando anche qua, un encomio particolare per come tieni i libri, perché, cioè, è nuovo. È come nuovo, io non so lei dove l'abbia tenuto per tenerlo così perfettamente, comunque, chapeau. Bene, finito, questi erano tutti i miei acquisti di ottobre, mi sono data la pazza gioia, però dai, si vive una volta sola, non mi drogo, non bevo, non fumo, non faccio niente, lasciatemi almeno comprare libri che mi riempiono il cuore e la mente. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Qui il faccione per iscrivervi e il link al mio ultimo video. Giù nell'info box tutti i titoli dei libri che vi ho citato, se volete andarli ad acquistare su Amazon tramite il mio codice d'affiliata, e i link ai miei social dove seguirmi. La programmazione del canale adesso verrà un attimo rivista, perché è un periodo molto intenso per vari motivi, tra lavoro e studio ed altro, e quindi non credo di riuscire a garantire più 2 video a settimana, molto probabilmente ne farò 1 e basta. Vi mando un grossissimo bacione e al prossimo video, ciao!